Ma che bello vederti e non poterti toccare e sfiorare. Peccato. Accomodati, Rita. Che è la tua canzone preferita in questo periodo, sì, di quarantena? Sì. Come mai? Perché amore, perché non è l'amore per un uomo o una donna, è l'amore proprio per tutti, per le piccole cose o le grandi cose di cui canta Roberto Vecchioni da una vita. Prendiamo proprio una frase di questa, sì, canzone, perché da lì voglio partire con te, okay, e andare a ruota libera. Ah, sì. In questa fotografia vediamo una giovanissima Rita Dalla Chiesa che va all'altare accompagnata dal papà. Sì. Quali sono le idee che non si sono ancora spente, nonostante i temporali della vita, dentro di te? Ma sì, quella è una foto, ero veramente piccola, perché avevo 21 anni e mezzo, eccetera. E da allora sono cambiate tante cose, è stato il primo matrimonio, però io continuo a sperare di poter, non ti dico di rientrare in un in chiesa perché non lo posso fare, però mi piacerebbe, non ti dico risposarmi, ma riavere un tipo di emozione come quella che tu provi mentre vai all'altare oppure vai in municipio davanti a qualcuno per consolidare un rapporto nel quale tu credi. C'era la voglia, la speranza di vivere una vita libera, perché sì, io sono molto libera di testa. Poi dopo ti rendi conto che la vita è un'altra cosa, che non è il sogno, non è che bello, mi sposo come ti insegnano da bambini, no, è una cosa molto diversa, ci sono delle responsabilità molto più forti, molto più grandi, e soprattutto c'è una forma di libertà che tu nel matrimonio non puoi usare. Se tu non sposi la persona giusta, quella che capisce immediatamente quelli che sono i tuoi bisogni, le tue fantasie, la tua voglia di sognare, e allora poi il matrimonio va, purtroppo, va a rotoli. Facciamo un passo ancora più indietro, torniamo a te, sì, da bambina. Quando hai deciso di voler fare la giornalista? Mio fratello e io avevamo messo su insieme un giornalino, il giornalino della caserma. Ma bellissimo! Io mi ricordo ancora che nel tinello di casa scrivevamo su un quaderno tutto quello che succedeva in caserma, e poi soprattutto abbiamo parlato a lungo del funerale della nostra tartaruga. Ah. Perché papà ci aveva regalato una tartaruga e l'avevamo chiamata Pipa. Questa tartaruga io non sapevo che andassero in letargo. Per cui un giorno l'abbiamo vista lì, è morta la tartaruga, no, sì, facciamo il funerale alla tartaruga, e quindi l'abbiamo messa in una scatola da scarpe, l'abbiamo messa lì dentro, l'abbiamo sotterrata nel giardino della caserma, ovviamente. Certo. Un giorno Nando e io decidiamo di andare a trovare la tartaruga, a vedere questa tartaruga, c'era più, la scatola era vuota. Perché ovviamente quella era andata in letargo, si era svegliata. Non era morta per niente. Ha detto: io da quei pazzi non ci torno, manco morta. E quindi abbiamo. Però noi scrivevamo tutte queste cose. E avete riportato anche la fuga della anche tartaruga. Anche la fuga della tartaruga, capito? Dopo essere stata sotterrata, sì. Aveva un nome questo giornalino? No, il giornalino della caserma. Quello così si chiamava. Il giornalino della caserma. Era un organo ufficiale. Era della l'organo caserma. Ufficiale della caserma di Via Moscova dei Carabinieri. Ma meraviglioso. Ascolta, il fatto di essere cresciuta in caserma e di, sì, essere anche la figlia di un grande generale e uomo delle istituzioni, sì, del nostro paese, è stato mai per te un pregiudizio che qualcuno ha usato nei tuoi confronti? No, guarda, devo dirti che non volevo essere la figlia del colonnello, la figlia del generale. Io volevo essere Rita, appunto, e basta. E così ho fatto poi per tutta la vita. Ho cercato perlomeno di farlo. E hai seguito la tua strada e la tua passione, sì, per il giornalismo, e sei approdata in televisione con un bel programma per ragazzi, Pane e Marmellata, Ne rivediamo un frangente. Sì. Poco, Pane e Marmellata. Rita, ci siamo in onda, Buonasera. Spiega perché stai. In realtà stavo un attimo impregnato. Sono senza fiato. No, perché è talmente giallo oggi, lo vedete? Si è vestito di giallo, è giallo come un limone, gli ci voleva un minimo di ritocchino. Un minimo di ritocchino, sì. Perché? Allora. Dillo perché sei così giallo allora, visto che ormai ci hanno preso in castagna. Sì, ormai mi devo giustificare, lo so.
perché ieri sera mi hanno offerto una bevanda che per loro, cioè per questi miei amici, non era forte e per me è risultata esplosiva. Che ci vuoi fare dopo una giornata di lavoro? Io che sono astemio ho dormito tutta la notte come un ghiro. E te? Che ti è successo? Io non mi sono neanche accorto di aver dormito. Niente, vabbè, comunque sono cose private, non raccontiamole. E per quanto il giallume mi consenta di parlare, benvenuti a Pane e Marmellata. Naturalmente, buon pomeriggio. Adesso un applauso, però lo possiamo fare, sì, è passato il primo momento di smarrimento. Il giallume di Fabrizio. È la sua risata, il suo imbarazzo. Cioè, quanto mi piaceva metterlo in imbarazzo, perché si era vedeva. Di una timidezza, di una tenerezza infinita, capito? Io mi avvalevo del fatto di avere 10 anni più di lui e quindi pensavo di... Poi dopo sono cambiate le cose, però lì era proprio all'inizio della nostra storia, in pochi lo sapevano che stavamo insieme e quindi era tenero, perché... Io credo che una persona così meritasse veramente tutto quello che poi gli è arrivato, lo meritasse davvero. Una persona che riesce a farmi sorridere ancora adesso, cioè io lo vedo e rido. C'è un messaggio che ti manda un tuo amico che dice delle cose che mi hanno incuriosito tantissimo. Senti cosa ti dice Gianni Togni. Ciao Rita. Ho trovato una raccolta di poesie di un poeta che tu ami molto, lo so, si chiama Hikmet, e ha il mare come metafora della vita in molte sue poesie. Allora, stavo pensando, visto anche che quest'anno probabilmente non si potrà viaggiare molto, andare fuori, stavo pensando che tu potresti riaprire quella bella, semplice casa che hai sulla costa laziale, dove sono certo troverai l'ispirazione e le parole migliori per il tuo nuovo libro, che aspetto con ansia. Se ci andrai, come spero, mi inviti e io verrò a cena da te, ovviamente tenendo le distanze che dobbiamo tenere. Un abbraccio virtuale per il momento. Ciao amica mia. Di che casa sta parlando Gianni? Lui sta parlando di una casetta che io ho vicino Lavinio, vicino Anzio praticamente. Io ho comprato questa casetta senza dire niente a Fabrizio. Un giorno, facendo una gita, vedo questa casetta. Mi sono fatta aprire dal custode. Come lui ha aperto la porta, io ho visto l'acqua, che è il mio elemento, il mare per me è la mia vita proprio, e ho detto la prendo. La prendo, cioè io sono tornata a casa la sera, ho detto io ho comprato la casa che abbiamo... Fantastico. Prima sei arrabbiato giustamente, ma tu sei una pazza, ma non ci si può affidare a mandarti in giro da sola. E poi invece dopo lì abbiamo passato tantissime estati, perché è proprio la scaletta sulla sabbia. Quant'è che non ci torni e perché non ci torni? Beh, diciamo che non ci torno da 2 anni. E perché quella era la nostra casa. Tu saresti pronta a reinnamorarti ancora? Adesso. Proprio adesso. Adesso, perché questo periodo, io sono sola a casa. Sì. Quindi sto vivendo tutto quello che sta succedendo, lo sto vivendo da sola. Ci sono dei giorni in cui mi alzo la mattina e sono felice. E poi ci sono invece delle giornate di down pesante. Ecco, in quelle giornate dico, forse se avessi vicino qualcuno, poi dopo sento le mie amiche che hanno vicino qualcuno e dico, no, forse è meglio stare sola. E se ne vorrebbero stare. Esatto. Però innamorarmi un'altra volta mi piacerebbe moltissimo. Non mi arrendo. Io benissimo. Non mollo mai. Ma molto bene, possiamo lanciare un appello a un vero gentiluomo, ma noi prima vogliamo farti scegliere la categoria dove dovremmo andare certo, a pescare. Sì. Allora, io ti do la mia... ridi, ti dico la mia preferenza dopo. Allora, queste le 4 categorie scelte. Il primo è Richard Gere, cioè il bello e l'intellettuale. Sì. Giancarlo Giannini che veste i panni del pescatore passionale. L'uomo del meteo, il colonnello Massimo Morico, che è il militare. C'è un'altra divisa. Un'altra divisa. No, grazie. Oppure il simbolo dell'artista contadino, Albano.
No, il pescatore. Ah. Cioè la vita selvaggia del pescatore. Ma sei sicura? Ma ti giuro, sul serio. Io mi porterei ovviamente una pila di libri e di chiavette con le, tutte le mie playlist, sì. Ma quella è la vita che vorrei io. C'è invece un signore, visto che ci avviciniamo a una giornata importante per tutta l'Italia, il 23 di maggio, sì. Che ti manda a dire certe cose, appartengono a un passato che non ti riguarda direttamente, ma riguarda in modo diretto una persona che tu hai conosciuto molto bene. Sentiamo cosa da dirci. Buonasera Rita, io addetto al nucleo investigativo, poi col nascere del nucleo antiterrorismo per combattere le Brigate Rosse, ho partecipato a 3 operazioni di servizio con a capo tuo padre, il grande lo chiamavamo. Un pomeriggio mi accennò l'intenzione di andare a Palermo per combattere la mafia. Il destino però ha voluto riservarmi altre strade e per questo sono ancora vivo. Tuo padre è stato un grande uomo di una grande arma. Lo ricorderò anche in punto di morte. Ciao Rita. Questo signore è stato un collaboratore. Che meraviglia quello che lo chiamavano il grande. Eh sì, io mi ricordo che papà quando andò a Palermo chiamò a raccolta tutti gli uomini che avevano fatto parte del nucleo antiterrorismo per andare a Palermo con lui. Io sono convinta che se mio padre all'epoca avesse avuto ancora i suoi carabinieri vicino, non sarebbe successo quello che è successo. Pensi che avrebbe potuto salvarsi? Se avesse avuto i suoi carabinieri dietro, sì. Grazie Rita, grazie, grazie per averci raccontato. Grazie davvero, con tutto il cuore. Grazie. Aspettiamo naturalmente, ti faremo sapere che cosa succederà dopo il tuo appello. Ah sì, certo. Certo, okay. Rimaniamo in contatto. Va bene. Grazie, con ciao. Con tutto il cuore, Rita grazie. Dalla Chiesa. Buonasera, arrivederci. Ciao, grazie. Era grazie, quello che volevo. A presto, spero, ancora ciao. Una volta. Intanto ci sentiamo, ti sì. Devo aggiornare. Ciao, Rita. Ciao.